Ciao a tutti, in questo video proviamo il nuovo strumento di traduzione dei sottotitoli da una lingua ad un'altra all'interno di Premiere Pro. Uno degli aggiornamenti alla nuova versione 2025 di Premiere Pro riguarda la traduzione dei sottotitoli. Attualmente è possibile provarlo all'interno della versione beta del software e va ad aggiungere funzionalità allo strumento che già esiste di trascrizione dei sottotitoli a partire da un video e della gestione degli stessi. Facciamo subito una prova con questa breve clip. Andiamo a inserirla in timeline, ovviamente una clip registrata in italiano. Dal momento che è reale la necessità di dover insegnare, studiare e lavorare a distanza. Per provare lo strumento di traduzione dobbiamo prima ovviamente generare la trascrizione e i sottotitoli nella lingua principale. Possiamo quindi fare in diversi modi, come normalmente si fa in Premiere. Possiamo cliccare col tasto destro direttamente sulla clip e fare il transcribe. Nel mio caso, avendola già provata, mi viene chiesto di fare una ritrascrizione. Selezionare quindi la lingua principale e lasciar elaborare. Ovviamente è molto rapido visto che la clip è corta. Ed ecco che abbiamo il testo. Questa è soltanto la trascrizione, quindi non è ancora in formato sottotitoli. Dobbiamo cliccare sull'apposita icona delle caption. Se vogliamo possiamo dargli uno stile fra quelli presenti o andare nelle proprietà avanzate per decidere formato, stile, numero di caratteri, numero di righe, eccetera. Ma nel mio caso vanno bene i valori di default. Il testo viene subito convertito nei sottotitoli italiani, che possiamo andare a controllare direttamente sulla traccia oppure all'interno del video. A questo punto, usando la versione beta, possiamo avere un'anticipazione della nuova funzione che si trova proprio all'interno della sezione captions, dove troviamo proprio l'icona della traduzione. Cliccandolo si aprirà il menu per dare le varie impostazioni. Quello che ovviamente ci interessa è la selezione della lingua iniziale, che ovviamente viene automaticamente identificata come italiano in questo caso, ma ovviamente possiamo anche dargliela noi liberamente in caso fosse necessario, e soprattutto gli dobbiamo dare la lingua di destinazione. Facciamo una prova semplice, quindi con l'inglese. Vedete che ci sono già moltissime lingue a disposizione. Anche qui possiamo scegliere formato ed eventuale stile, se lo abbiamo, per generare già correttamente i nostri sottotitoli, e le impostazioni avanzate come in precedenza. Quindi cliccando Translate partirà l'elaborazione, che ci viene indicata proprio all'interno della timeline, e vedete che ha appena fatto la traduzione. Possiamo vederli cliccando semplicemente sulle singole clip della traccia inglese. Ovviamente la traccia viene rinominata in automatico. Per vederli a schermo, naturalmente li dobbiamo attivare, quindi ci conviene disattivare quelli italiani in modo da vedere solo quelli inglesi, e direi che la traduzione è assolutamente corretta rispetto al testo che gli abbiamo fornito. La cosa comoda ovviamente è che questa operazione può essere fatta per più lingue e quindi verranno generate tante tracce diverse a partire proprio da quella originale. Quindi se noi torniamo anche solo a selezionare, non serve per forza attivarla, a prendere il testo originale in italiano, che è questo, possiamo rifare la stessa operazione dandogli un'altra lingua. Per esempio possiamo provare con il francese, clicchiamo su Translate ed ecco che vedete, si crea istantaneamente la nuova traccia che poi possiamo andare ad attivare e controllare che sia corretta. Anche in questo caso la traduzione mi sembra ottima rispetto al testo, molto colloquiale, visto che è anche un fuori onda del video. E sicuramente questo è un aggiornamento che serviva, anche perché questo strumento è già presente in diversi altri software ed è molto molto utile per tutti i tipi di contenuti che è necessario pubblicare, sia sui social, su YouTube, eccetera. Questa era una prova rapida del nuovo strumento di traduzione dei sottotitoli di un video all'interno di Premiere Pro. Fatemi sapere nei commenti se lo avete provato e se il video vi è stato utile, e noi ci vediamo al prossimo tutorial.